Cesena nei guai, bisognava incassare 3 punti per raggiungere il Cosenza e allontanare Fantasmi, Cangini e Superbi squalificati, Paradiso e Tre Soldi infortunati. Sta peggio il Cosenza, Muti deve fare a meno di ben 7 titolari. Quello che scrive è Racalbuto di Gallarate. Sesto Campedelli, lo slalom è entusiasmante, il destro terribile. Nono Gioacchini dal fondo, Scalabrelli in chiaro imbarazzo, ci pensa Cevoli. Riccio, un destro impressionante, Scalabrelli battezza fuori, intuizione pessima perché traballa il montante. Quindicesimo, il Cesena reagisce, cross di Manzo per Campolonghi, controllo a dir poco ingarbugliato. Ventunesimo, corner di Barollo, in zucca Cevoli, senza fortuna. Ancora Cesena, punizione di Scienza, Pantanelli al posto giusto. Campolonghi per Pancu, devi solo metterla dentro, guarda che proprio non me la sento. 45esimo Piovanelli per Baronchelli, buon controllo, sinistro allo sbaraglio, 0-0 al riposo. Saranno 6 i gol nella ripresa, in tribuna anche Alberto Zaccheroni, eccolo qui con le immagini montate da Stefano Buganè. Passiamo alla ripresa, punizione per il Cosenza, Malusci, destro tagliato e velenoso, Cesena sott'acqua, ci prova Pancu. Paratona di Pantanelli e assedio bianconero, il Cosenza colpisce di rimessa. 13esimo Pisano in solitudine, 0-2. 20esimo il Cesena accorcia, Pancu per Campolonghi, destro al volo, 1-2. 21esimo una sassata di Scienza, straordinari per Pantanelli. 24esimo il Cesena pareggia, ci pensa il nuovo entrato, Taldo, 2-2. 27esimo le difese sono già in ferie, anche Scalabrelli. De Francesco 3-2 per il Cosenza. Nicoletti attonito in panchina. 28esimo ormai sembra una partita flipper, Campolonghi per il 3-3. 10 minuti dopo al 38esimo assurda invasione di campo, tutt'altro che pacifica, immagini che non meriterebbero commento, la stupidità al potere. Gli ultra del Cesena offrono uno spettacolo indegno, proprio quando il Cesena aveva la possibilità di far sua la partita. Appello al microfono di Capitan Baronchelli, guardate che così la perdiamo. Tutto l'imbarazzo dell'arbitro Racalbuto, ma lo sottolineiamo, nessuna decisione arbitrale dubbia. La partita riprende dopo un interminabile quarto d'ora, ancora 7 minuti di gioco senza storia. 3-3 dunque, brutta partita, finale anche peggio, il Cosenza è salvo, il Cesena adesso rischia grosso, attesa a Bergamo da un Atalanta che vuole la Serie A. E la linea può tornare a Gianni Cervelli.